and I'd like it. The Cure Legend. Radio Q, The Night Like This, benvenuti 20:51 di questo venerdì 23 aprile 2021. Ma prima di partire con la grande serata Cure, abbiamo la nostra due anteprime anche questa sera. Sono i Mad Vice, arrivano direttamente dall'Italia, precisamente da Vecchiano, Toscana, in provincia di Pisa, nati nel 1996, nel mese di febbraio fanno del death metal, del black, del thrash, del metal estremo. Alla voce abbiamo Asator, poi abbiamo Maddalena Bellini alla chitarra, Raffaele Larese al basso, Marco Moretti alla batteria. Li ascoltiamo con A Day to Fight, A Day to Suffer, qui a GBA Station, Mad Vice. Another day to suffer. I will get through this.
che bella partenza in anteprima, in attesa che i Cure siano veramente padroni della scena. Abbiamo ascoltato Mad Vice con A Day to Fight, A Day to Suffer. 2055, seconda proposta, Last Rites, anche loro italiani, precisamente vengono da Savona, 1997, quindi gente che è in giro da tanto tempo, fanno del thrash, del death metal. Dave Laccio, Davide Galletti, Bomber, l'ultimo loro album del 2019, In Death and Brass. Ci ascoltiamo Jukai a GBJ Station, Last Light. We'll be right back.
side rains, and the wind is blowing like it's the end of the world. You said it's so cold, like the cold of the dead. Then he smiled for a second. I think I'm old, I'm feeling pain, you said, and it's all running out like it's the end of the world. You said it's so cold, like the cold of your dead. And you smile for a second. Sometimes you make me feel like I'm living at the edge of the world, like I'm living at the edge of the world. Just the way I smile and say, Radio Cure prende ora la voce, prende ora la forma attraverso le parole del vostro Dark Jazz DJ, ben sintonizzati, 22.05. Mi sembrava assurdo metterci la mia voce fra tape e ovviamente playing song. Amici di GBJ, benvenuti, buon venerdì 24 aprile, amici miei, siamo partiti subito col piede giusto. Salutiamo Emilio, Christian e Vince che ci sta ascoltando dalla lontana Francia. Poi so che ci sta ascoltando anche Costanza. Un abbraccio a tutti quanti, amici miei, siete al vostro posto? Bene, allora io vi auguro un buon viaggio dentro la musica dei Cure.
21:10 è iniziato il nostro tour dentro l'anima della band di Robert Smith, The Figurehead. Innanzitutto facciamo gli auguri in ritardo di 2 giorni a Mr. Robert Smith, 62, ragazzi, 62. Vabbè, sono solo numeri, come del resto i nostri sono solo numeri, non c'entra nulla. Sono solamente i numeri sulla carta, l'importante è non sentirli addosso, e mi auguro che Robert non li senta, seppur ha passato ovviamente come tutti quanti noi questo periodo di Covid. 21:11 minuti primi, salutiamo Emilio, salutiamo Christian, salutiamo ovviamente tutti voi che ci state ascoltando, e allora io direi andare oltre. Garden, l'album e la pornografia, noi l'abbiamo estratto dall'album Concert del 1984, il famosissimo concerto, il tour che rappresentava The Top. Io c'ero c'ero quel concerto a Milano, c'ero assolutamente, con Phil Tornally al basso al posto di Simon Gallup. 21:15 minuti primi, In Your House. Thank you.
In Your House dall'album 17 Seconds. Noi ovviamente abbiamo ascoltato una versione live tratto da una serata a Parigi, 21:19 minuti primi, amici di GBJ, finalmente insieme, settimana dopo settimana stiamo costruendo questo gioiello che si chiama Radio Q, The Night Like This. Come ben sapete, da qualche mese abbiamo messo insieme ai Night Like This, abbiamo messo Radio Cure, perché effettivamente questa è la radio dei Cure, ovvero sia Radio GBJ Alternative Rock. Song from Wish 1992, ma che brano, ragazzi! È un qualcosa che ti veramente ti prende, ti porta, ti trasporta. 21:23. Questo è anche il bello di essere qui a fare musica The Cure per voi, amici di GBJ, Dark Chess DJ, da oltre 3 anni e mezzo qui per fare musica. Musica attraverso i Cure. 21:23, piccolo io. We'll be right back.
You. Ci siamo lasciati un pochino prendere la mano, l'abbiamo veramente lasciata andare nei suoi primi 5 minuti, ma ovviamente lei andava oltre. Vorrei salutare anche una nostra amica dalla Francia, Rosalind, che è spesso e volentieri anche lei concentrata sui Cure tutti i venerdì sera. 21-28, siete stati tantissimi venerdì scorso, veramente abbiamo toccato gli oltre 6.000 unità e ne sono orgoglioso, ma sono orgoglioso di voi ragazzi. Io non posso far altro che ringraziare il pubblico Cure, il pubblico GBJ, che veramente è incredibile, è unico. 21-29, amici miei, rimaniamo nell'album Disintegration. Tonight.
Lullaby, la nostra serata Cure, che si sta costruendo brano dopo brano, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo. Vorrei salutare Frederick, che anche lui della Francia ci sta seguendo sempre con tanto sentimento. Anche lui è un ottimo, è un grande amico, ma soprattutto è un grande amico della musica di Cure, ma anche della musica di GBJ. Grazie Frederick. 21:33, GBJ Station, Dark Chess DJ e la musica di Cure. Cosa volete di più in questo venerdì? Non so. E allora è il momento della nostra sigla. The Night Like This, il brano che rappresenta Radio GBJ Alternative Rock, infatti Radio Cure Night Like This, un titolo che noi abbiamo scelto dopo che io prima di portare il programma qui a GBJ, il sottoscritto lavorava per conto di una radio romana dove appunto trasmettevo Out of This World, il programma Secure. Nel momento in cui ho interrotto il rapporto con questa radio, beh, mi sono portato via il brevetto. Ho fatto una delle mie furbate e ho creato A Night Like This. Questa è vera e propria leggenda. We'll be right back.
Just Like Heaven, gran finale, grande canzone, una delle brani tipicamente strascinanti durante il loro live. Ci auguriamo che veramente presto, ma molto presto, tornino in versione live, ma ovviamente prima di tutto deve uscire questo stramaledetto album. 21:41, io mi auguro che il compimento dei 62 anni abbia portato un po' di maturità al nostro amico Bob. Con tutto il cuore, Fashion Street. Fascination Street, strabiliante questa selezione, siamo dentro l'album Disintegration e questa sera ho pensato bene di andare ancora oltre l'album Disintegration, ovvero sia con degli inediti che sono stati messi fuori dall'album. Iniziamo con Bubble. Yeah.
tremendo questo brano, veramente micidiale. Oh, 21:48, ma non è da meno quello che ci segue dopo, Out of Mind. In un angolo durante le sessioni di Disintegration del 1989, Out of Mind, come del resto Fear of Ghost. Thank you.
chill that always climbs me climb down the mountain. As I spitting blood red, breaking windows in my heart. And the past is taunting, fear of ghosts is forcing me apart. And the further I get from the things that I care about, the less I care about how much further away I get. And the further I get from the things that I care about, the less I care about how much further away I get. È una selezione veramente micidiale, Fears of Ghost, fantastica, fantastica, un altro di quei brani lasciati fuori inspiegabilmente, ma sappiamo che la mente particolare di Robert è questa e fa questo e altro. 21.56, siete nel bel dunque di GBJ, Radio Q, The Night Light Disco, la vostra Chess DJ, nel nostro appuntamento settimanale, tutti venerdì sera a partire dalle 20.50.
she needs from me. Everyone I've ever kissed. All they need from me. Anything I've ever saw. It Used to Be Me, un brano che fa parte delle sessioni di Wild Mood Swing, lo troviamo come B-side ed è un bellissimo brano che meritava di essere ascoltato tutto, perché poi c'era un solo fantastico. 22.01, ma come ben sapete i nostri tempi sono sempre comunque ben ristretti, amici miei. Genti scritti mai da Robert Smith, dove a un certo punto nel live qualche lacrima fuoriusciva dal suo viso, perché era un brano dedicato alla sua madre che proprio era morta da pochissimo in quel 2016. 22.05, non voltiamo pagina, rimaniamo qui su Radio Cure. We'll be right back.
Dirigo Strange Day, veramente significativa per quanto riguarda il mio rapporto con la band di Robert Smith. 22:09 minuti primi, il vostro Dark Chess DJ, buon venerdì, mamma mia, tutto un fiato, non perdiamo in chiacchiere, abbiamo ancora tanta tanta musica. Haig
You Go da parte di Haig, che faceva parte di Wish 1992, 22, 12 minuti primi. Vorrei ancora una volta ringraziare i nostri massimi ragazzi che lavorano dietro le quinte. Stiamo parlando di Emilio e stiamo parlando ovviamente di Christian. Sono coloro che collaborano con Peter DJ, con le varie playlist che gli propongono, e la maestria di Peter DJ nel mixare tutto il materiale da parte loro che viene proposto di volta in volta. Peter DJ lo trovate alle 16 in questa giornata del sabato, no, anzi domani no, da quello che mi disse, è vero, avete un errore mio, è domenica che lo ritroverete alle ore 16, quindi domenica doppio appuntamento, Peter DJ, e poi la sera ci sarà il sottoscritto con Dark Wave, Post Punk, Gothic Music, non male, come domenica sera, 22:13 minuti primi, ragazzi, dopo Play, anzi dopo Haig, dopo Play for Today, io direi di proseguire proprio con questo brano, ragazzi. Play for Today, tutti insieme a cantare. Giustamente Peter mi ha fatto notare che l'appuntamento della domenica è alle 17, invece per quanto riguarda i giorni del martedì e del giovedì alle ore 16, 22 e 17 minuti GBJ Station con voi, GBJ, musica di alta qualità, e ne siamo la conferma anche questa sera.
colonna sonora del Corvo, The Crow, ovviamente abbiamo ascoltato Burn, una vera potenza sonora micidiale, 22-21, veramente micidiale. La nostra serata sta andando, spero, alla grande, ce lo auguriamo come sempre, noi ci mettiamo il cuore e anche qualcos'altro, 22-21, Never Enough. It's never enough. Never Enough, micidiale, magistrale, fantastico questo brano, ma come fantastico anche il prossimo. Oh,
Shake, amici miei, siamo veramente nel momento clou della nostra puntata, una puntata che veramente si sta sviluppando in una maniera eccelsa, e questo lo dobbiamo solamente a loro, a voi e a colui che vi sta portando in questo turbinio musicale. Veramente uno dietro l'altro i grandi brani che hanno creato la leggenda Cure. Ma manca qualcosa, manca la ciliegina su questa torta chiamata Radio Cure. Thank you.
con And Again And Again And Again, ragazzi, ho veramente quasi esaurito la forza vocale, ma ci abbiamo ancora un po' di trasmissione, allora devo tenerla per il gran finale. Credo che fosse già il gran finale e invece no. L'album era 7 Seconds 1980, noi l'abbiamo ascoltata nella versione live del Reflection Tour del 2011, in cui partecipava anche Lol Torvast. Proseguiamo con questa selezione e con quella serata con il brano Free. We'll be right back.
The Tree. Non è semplice ascoltare certi brani dal vivo, e loro invece ci sono riusciti in quel 2011. 22:43 minuti primi, non dimenticate domenica ore 17 Peter DJ con Dark Minimal Wave. E poi manco parlo apposta, dopo alla sera ci sarò io, Dark Chess DJ, con Dark Wave, bene sì, Gothic and Post Punk. Insomma, sarà una serata molto, anzi un pomeriggio e una serata molto oscura. Second, il brano che ovviamente ha dato il nome all'album famosissimo del 1980. Ed ora, ragazzi, siamo verso il finale, abbiamo ancora 14 minuti, e allora diamoci dentro.
sempre da 70 Second, micidiale quel disco, e soprattutto sentire poi le versioni live. 22:50, amici miei, Free Imaginary Boys. Bene, vorrei innanzitutto ringraziare tutti quanti voi, ma vorrei soprattutto salutare una nostra amica dalla Grecia, Lena Miku, qui a GBJ Station, sempre fedele anche a lei, come del resto Costanza, come del resto tanti altri nostri amici che abbiamo e che ci seguono sempre con tanto affetto. Allora, Free Imaginary Boys for Lena Miku. Help me, Free Imaginary Boys. 22:53, GBJ Station, Radio Q, Splintered in the Head. We'll be right back.
Splinter in the Head, è una serata veramente che io ringrazio tutti quanti voi, è stato un magnifico viaggio, ve l'avevo preannunciato che sarebbe stato qualcosa di incredibile e incredibile lo è stato. Noi quando promettiamo una cosa la portiamo sempre a termine e ne siamo felici. Amici miei, amici di GBJ, io vi lascio, ma soprattutto vi ricordo una cosa: domenica abbiamo un doppio appuntamento alle ore 17 con Peter DJ e alle ore 20:50 avrete modo di ascoltare Dark Chess DJ. Bene o male ci copieremo? No, non credo. Comunque i suoni saranno ovviamente molto scuri. 22:57 vi lascio con Killing an Herb.